Il 25 settembre 1825 nacqui a Livorno. Mio padre era artigiano, ricordo di una piccola bottega del mercato di Canapino. La mia famiglia era di onesti artigiani, il cui stemma era di onesto lavoro. Mio padre era pistoiese e mia madre era fiorentina. Disgraziatamente a quel tempo non esistevano università. Un solo modesto maestro mi insegnò a scrivere senza darmi nessun'altra cultura. Passavo il mio tempo copiando lettere commerciali e insudiciando carta con schizzi di impressioni che non sapevo come fare per sviluppare. Ricordo che feci l'attenzione del socio di mio fratello alla somiglianza perfetta di un tale vecchio, brutto, che ne feci uno schizzo. Questo buon signore pensò parlarne a mio padre. Questo ragazzo non è nato per essere un commerciante, ma un artista. Mettiamolo a studiare disegno. Non è come oggi, che ogni padre crede avere in famiglia un genio. A me non fu così, non si credeva. I primi elementi di disegno a Livorno mi furono dati dall'unico artista pittore, Giuseppe Baldini. Concludeva poco e si vide la necessità di portarmi a Firenze. Mi entrò la febbre dell'arte, ma poco ne capivo ancora. La gioventù entusiasta mi spinse a cercare un nuovo indirizzo artistico e girando per la campagna mi sentii attratto a nuovi studi e a nuove ricerche. Mi gettai con altri miei compagni, che mi piace nominare fra i primi, Signorini, Borrani, Cabianca, Banti, Sernesi, Abbati, Michele Tedesco di Napoli. Fu una cospirazione. Guerra
dichiarata all'arte classica. Si chiamò la magia. Tanto era in me il desiderio di progredire nell'arte che finii con non capire più nulla. Vedevo che tutto quello che producevano i miei compagni era bello e tutto quello che inventavo io era bello. Venne a Firenze Nino Costa, mi fu presentato dall'amico Tivoli. Questo artista, già conosciuto all'estero, portò studi di un realismo stupendo. Quando entrò nel mio studio, io ero intorno a una grande tela per trattare un soggetto storico. Non fece nessuna attenzione alla grande tela, ma si fermò su diverse macchiette di colore che avevo attaccato al muro. Le esaminò attentamente e dopo, voltandosi a me, disse: Timbrone, tu hai un talento che non sai spiegarti. Mi fu sempre a fianco. Percorrevamo la campagna ed erano continue lezioni. Infine, se sono divenuto un discreto artista, lo devo a lui e godo di... tributargli la mia gratitudine anche sulla sua tomba. Mi procurai un piccolo album e lì segnavo e segno tutto quello che vedo. Di più, è stato un vero mezzo per fare i cavalli ed altri animali, trovandoli e studiandoli per strada, senza occuparmi delle esigenze dell'estetica, che li vuole belli, tutti, o belli, o brutti. È la forma che si deve conoscere e nei miei piccoli album si troveranno nasi di cavallo, cioccoli, gambe, teli, fatti per strada, nascosto negli usci e dove potevo nascondermi. Osservatore minuzioso del mare in tutte le sue fasi, perché amo il mare, perché nato in città di mare. Fate ciò che sentite e non amate ciò che gli altri fanno. Ammirate e non disprezzate. Non credete mai di essere arrivati all'arte vera. Questa lascerà sempre a desiderare. Queste massime hanno sempre improntata la mia vita. Venne il 59 e del 59 fu una rivoluzione di redenzione, patria e di arte. E sorsero i macchiaioli. Solo l'arte stavami addosso senza saperlo, né ancora lo so.
Quando ero studente e mio padre mi portò a Firenze, sentii il bisogno di studiare. Ma come? A modo mio. Tutto quello che vedevo, volevo, desideravo riprodurre. Mi procurai un piccolo album e, siccome ero amico in una casa dove erano giovanotti e ragazze, io su questo album segnavo tutti i movimenti presi istantanei prima della macchina. Questo sistema di osservazione di improntare mi è stato utile. Mancante di denari e non potendo prendere un animale, cavalletti e studio, pensai che potevo studiare osservando a mio piacere per le strade e allora vivo e tuttora empio di disegni i miei piccoli atti. Ateo per convinzione, perché non credo che vi debba essere un Dio il quale da lui dipende il bene, il male. Tutto il creato che vedo e osservo e tocco mi incanta, mi fa pensare, e a nulla serve né comprendere né definire. E credo che la nostra materia faccia parte di questo tutto. Che ci circonda. Sai perché vendono i quadri? Un elegante signore e amico di un artista li va a fare visita, trova una bella modella. L'artista dice: vado a prendere i sigari e torno. Torno e il quadro è venduto. Bisogna vendere al ministro, farsi impiegare, ci va in culo, ci sceglie una bella puttana, questa va in udienza, è amica, parente, qualcosa, il ministro compra e impiega. L'impressionismo ha fatto irruzione anche qui. Le nostre sale. È divenuto condanno dell'arte un crittogramma. Tutta o una parte della gioventù ci si butta a corpo morto. Trovano la luce artificiale senza fatica con bianco, giallo, chiaro, terra di siena chiara, cromo bruciato. Fattura punta. Disegno, niente. Soggetto, sentimento negativo. A questi giovani ho detto: fonderete un'altra accademia. Ecco il progresso che avete inventato. Ma non sono persuaso. Vedremo chi avrà ragione, dici una volta. Fate qualcosa in alto che urti noi vecchi. Ma questo urto presente non è per il tentativo di luce che cercate, ma per un'arte senza forma né concetto e per la dimenticanza di rapporti di colore chiaro-scuro. Mi unii a una classe di giovani, i quali erano divenuti
insieme a me, nemici dei professori, accademici. Guerra all'arte classica. E questi posso, al loro onore, nominarli? Signorini, Cavianca, Banti Cristiano, Sernesi, Abbati, Vito d'Ancona, fummo nominati i macchiaioli per scherno dagli accademici e fu una guerra ad oltranza. A noi miseria e vita allegra di veri boemie, ma eravamo contenti perché la nostra era una missione. Dicevo, che sei uno di quelli come me, sdegni di piegarti e di sottometterti, e sdegni di essere costretto a uniformarti ai tribi per avere, per ottenere. Io, vecchio livornese, sto ancora col 48. Fortuna che ho 80 anni e non vedrò per lungo tempo questo marciume della società presente. Ho passato gli anni sperando e finirò scoraggiato. Vivo in un secolo di depravazione, di falsità, di disonestà senza pari, travolto nel baratro con le altre vittime rare di onestà, di amore e di lavoro. Sarò o saremo trascinati nel fango che ci affogherà. Entrai nel mondo amando e credendo, finirò scoraggiato, maledicendo.
ogni anno che passa e il corpo si invecchia, una tensione si aggiunge al passo. L'idiota solo è felice, nulla sa e nulla vuole sapere. Grazie. L'ultima parte è interessante.